Buon pomeriggio a tutti, bentornati in Google Advanced. Io, Massimiliano Montessotto, Valentina Salutino. Tramutola, Buonasera a che tutti. conosceremo meglio tra poco. Intanto confermateci se audio e video funzionano come sempre, aspettiamo i primi che entrano e poi entriamo nel vivo su un argomento molto 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 interessante, non solo per chi fa Google Ads, secondo me. Allora, aspettiamo qualche commento, qualche feedback. Ciao, ciao, ciao Francesco. Se qualcuno può confermarci audio video, se è tutto ok. Sembra tutto ok. Allora, Si sente o si cominciamo. vede? Toc. Entriamo nel vivo. Allora, io ho conosciuto Valentina perché ho ascoltato una molto bella live su un'altra community. E nella live Valentina, che è una copywriter, una UX writer, una content specialist, ha parlato, diciamo, di un aspetto che in un certo senso è abbastanza controverso, soprattutto per chi fa questo lavoro, per chi lavora su Google Ads, ovvero le schede prodotto. Diciamo che istintivamente si sa che le schede prodotto in un certo senso sono qualcosa che deve essere ben curato, eccetera. Però vedo che molto spesso manca sia l'energia per farlo e in un certo senso la percezione da parte di chi ha un e-commerce. Ma soprattutto mancano le idee chiare sul farle bene. Non so se sei d'accordo, Valentina. Io ho notato delle cose un po' non proprio pulite lavorando. Sì, sono d'accordo assolutamente con te. Infatti, appunto, quella live che tu hai intercettato nasceva proprio in risposta a questo tipo di osservazione. Spesso e volentieri, non ti so dire perché, è una sensazione, diciamo, che abbiamo avuto in molti, soprattutto, insomma, chi lavora con il copy. Coloro che si occupano di e-commerce tendono un pochino a tralasciare la questione del copy. Tendono a tralasciarla perché tendiamo a pensare che l'e-commerce sia tutto fotografie e call to action, ma in realtà è chiaro che l'ottimizzazione sia delle foto che delle call to action, che di tutti gli elementi che comunque ci sono in quello che alla fine è un sito, cioè una piattaforma che noi navighiamo, come navighiamo centinaia di migliaia di altri siti, ha bisogno di un impianto trasversale di copy che guidi la navigazione. È chiaro, ma qui, come dire, diciamo una cosa abbastanza banale perché la conosciamo tutti, mi immagino, il copy è uno strumento che va a integrare quella che è la strategia di navigazione, la strategia di vendita che abbiamo sui nostri prodotti, sul nostro business, che passa in questo caso attraverso il copy, appunto. Data questa osservazione, abbiamo deciso appunto di così, raccogliere un po' di dati, di fare una live su quali possono essere le best practice da tenere presente quando scriviamo una scheda prodotto. Dopodiché, sempre in quella live che tu avevi visto, insomma, di cui poi abbiamo parlato io e te, avevo individuato anche tre tecniche, proprio perché io capisco che chi non è segnatamente un copywriter o non si affida direttamente a un professionista del settore per far scrivere dei pezzi di copy per il proprio sito, per il proprio e-commerce, non abbia poi tanto tempo per studiare o per mettersi a testare anche questa cosa. Con questo non voglio dire che il copy non si testa, no, il copy si testa come tutto quello che c'è nel marketing, anche il copy si testa, si stratesta, si ritesta, si torna indietro. Si sbatte la testa, appunto. Però, appunto, abbiamo pensato comunque di dare così, dei suggerimenti funzionali e immediatamente così succhiabili per poterli attuare, insomma. Quindi sì, noi siamo insomma, io sono una grande sostenitrice del copy a 360 gradi, tutto quello che vedete scritto vi deve piacere, vi deve catturare e soprattutto deve aiutare. Ecco, aiutare penso che sia il verbo che sta in cima alla lista. Aiutare, catturare, affascinare, fino a convertire. Ecco, lasciamo la prima declinazione, fino a convertire. Ascolta, hai menzionato adesso tre tecniche, ce le vuoi anticipare un pochino, diciamo, se riesci a darci un minimo un'infarinatura su questo, anche per, diciamo, introdurle, insomma. Ne Subito, subito le vuoi, sì, certo. hai parlato subito, parliamone subito. Sì, allora in realtà sono tre tecniche che
comunque vengono fuori da una certa conoscenza di come si muove il marketing, e credo che insomma su questo non abbiamo problemi, insomma non ci dobbiamo troppo soffermare. Tra le altre cose, ho visto che ho assistito al fatto che quest'estate avete avuto anche Andrea Saletti come ospite, e che chiaramente voglio dire, un ospite di tutto rispetto che ha parlato di neuromarketing, che è uno dei cardini su cui possiamo incardinare appunto le tecniche di copy che andiamo a mettere in atto. Una delle tecniche che possiamo utilizzare nella nostra descrizione prodotto, per esempio, è andare oltre la mera descrizione dei vantaggi di bassa lega. Bassa lega, io ho tradotto un pochino letteralmente dall'inglese, perché come sapete quasi tutto il materiale di cui ci nutriamo, noi che facciamo questo mestieraccio, proviene da oltreoceano, quello più aggiornato, quello magari più succoso. Quindi mi sono permessa di fare questa traduzione un po' così all'impronta. I vantaggi di bassa lega sono praticamente quelli che descrivono le caratteristiche di un prodotto, le caratteristiche tecniche, non so come dire, no? Quelle, le caratteristiche, quelle che sono subito un po' banali, ecco, che vediamo subito in un prodotto. Quindi andare un po' oltre questo tipo di caratteristiche e concentrarci sulle caratteristiche funzionali del prodotto, questa potrebbe essere già una tecnica. Ora, io capisco che detta così ha bisogno magari di una descrizione un po', no, che vada un po' più nel profondo. Per questo io in genere, quando faccio riferimento a questa tecnica, ripesco un pochino la storia classica del trapano e del buco nel muro. Non so se ne abbiate mai sentito parlare, ma immagino di sì, perché è una cosa super straconosciuta nel mondo del marketing, ma che comunque mantiene una... Vedo la faccia di Valerio, che non tanto. Mi fai... No, sto dicendo, se vuoi farla... Nel senso, comunque puoi farla, perché comunque penso possa essere utile per chi magari non l'ha sentita. È sicuramente molto nota, però un ripasso è sempre utile, diciamo. Va bene, ok. C'è questa storia, insomma, diciamo che è paradigmatica, cioè è diventata paradigmatica del trapano e il buco nel muro. Cioè, io vendo un trapano, sono un produttore di trapani, un rivenditore di trapani, e vendo il trapano. Ok, vendo il trapano, magari posso scrivere nella mia descrizione prodotto, ma vale anche come annuncio, diciamo, quindi qualsiasi tipo di copio possa elaborare a proposito del mio prodotto, magari mi trovo a scrivere: con questo trapano potrai fare il buco nel muro più fantastico che hai mai fatto in vita tua. Ok, questo che cosa ci porta a pensare, proprio concentrandoci su questa frase che io ho appena detto? Ci porta a pensare che il benefit del trapano sia il buco nel muro, cioè subito la conseguenza logica è questa. E da qui cosa ci viene in mente? Che il sillogismo è: il trapano è un buco nel muro, è accento un buco nel muro. In questo modo noi abbiamo promosso un benefit diretto del trapano, cioè ci siamo occupati di una caratteristica che il trapano ci assicura, diciamo, di un risultato che il trapano ci assicura. Ok, ma questo tipo di benefit sono centinaia di migliaia, cioè sono veramente tantissimi. Noi avremmo potuto parlare della durata della batteria, del fatto che il trapano si mantiene con facilità, eccetera, eccetera. Però questo alla lunga ci potrebbe portare in un baratro per esempio di tipo tecnico, perché uno degli errori da non fare o comunque da evitare quando parliamo di copy per schede prodotto è quello di scadere, insomma, forse è una parola un po' forte, però in un linguaggio troppo tecnico che poi mette una barriera tra noi e chi ci sta leggendo, cioè impedisce che il testo venga letto con facilità, con velocità, insomma corrisponde un pochino ai criteri di lettura da schermo che effettivamente poi a cui il nostro copy si deve adeguare essendo online, insomma essendo digital. Quindi se noi ci atteniamo solamente alla descrizione di benefici diretti, rischiamo appunto di costringere il nostro target a recepire un linguaggio per lo più tecnico, e il linguaggio tecnico purtroppo non tocca alcuna leva emozionale, nessuna. Come possiamo capire che, perché poi questo è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi quando andiamo a descrivere il nostro prodotto, quindi la domanda che ci possiamo fare è: come possiamo capire se stiamo andando nella direzione giusta, se ci stiamo solamente limitando alle caratteristiche tecniche? Una domanda stupida da farsi è, in questo caso, visto che siamo con l'esempio del trapano, ma il nostro pubblico desidera veramente un buco nel muro? Cioè, ora io vi rigiro la domanda, ma voi desiderate un buco nel muro?
A noi, cioè, diciamo che di base ci interesserebbe attaccare un quadro, poi il buco è, diciamo, il tramite, tutto sommato, no? Ok, mi hai portato alla domanda successiva. Ti interessa attaccare un quadro? Perché ti interessa attaccare un quadro? Non lo so, perché ho una parete bianca, vorrei mettermi a decorarla perché è brutta, immagino. Ok. Allora, vedi, tu hai già usato una parola un po' più forte rispetto a buco nel muro, che è brutta. Mm-hmm. Brutta perché tu la vedi brutta perché hai paura che magari gli altri la vedano brutta, ma una parete in casa che è brutta significa che ti fa sentire meno a casa. Quindi probabilmente quello che tu desideri è decorare la tua casa perché tu la possa riconoscere come casa. E questo, noi siamo già entrati in un'atmosfera molto più calda che riesce ad acchiappare molto di più le persone di una, non so come si chiama quell'affare che si mette nel trapano per trapanare, la vite, non lo so, insomma, la punta, grazie. Il fatto di rendere casa propria, familiare, accogliente, il fatto di decorarla con i nostri ricordi magari, o con qualcosa che ci siamo comprati, che ci piace tanto perché ci ha dato un'emozione, beh, questo è sicuramente un hype, un aggancio, un uncino molto, molto, molto più forte della punta tecnica, giusto? Quindi quello che dobbiamo sforzarci di fare quando abbiamo a che fare con le nostre schede di descrizione prodotto è andare oltre i vantaggi di bassa lega, cioè i vantaggi che non sono collegati a un desiderio del target o che non risolvono un problema del target. Un problema, e voi capite che poi tutto questo diventa una spirale, no? Cioè, nel senso, potresti andare talmente in profondità da finire, non lo so, nell'inconscio delle persone, però non c'è bisogno di andare così in profondità. La cosa giusta è trovare il reale beneficio che deriva dall'acquistare un trapano, in questo senso, cioè che cosa le persone cercano davvero, perché lo stanno acquistando, anche se loro non lo sanno, anche se loro non lo riconoscono, ecco, però inconsciamente tu hai già anticipato un loro desiderio inconscio. Quindi questo vuol dire andare oltre i vantaggi di bassa lega. Io con l'esempio del trapano, il trapano essendo un attrezzo che in genere si usa, sì, è vero, si usa fuori casa, si usa in altri ambienti, però si usa molto in casa, è facile capire, veramente ci fa toccare effettivamente con mano quanti ambiti potremmo aprirci, quello della famiglia, quello della casa, e non solo, andando ad allargare potremmo trovare degli appigli con altre leve emozionali, no? Quindi altre leve della persuasione, famose leve della persuasione del signor Cialdini, quindi per esempio suscitare l'invidia dei vicini, adesso veramente sto facendo un volo pindarico gigantesco, oppure si può toccare anche la sfera della voglia di appartenenza ad uno status, perché magari siamo quelli che riescono a fare il bricolage da solo perché abbiamo uno strumento efficiente, potrebbe essere anche ad esempio, esatto. Così, chiaro. Esatto, cioè come vedi, come sempre, è l'imprenditore che conosce bene la sua nicchia, cioè è l'imprenditore che conosce bene il suo mercato di riferimento, ed è lui che, facendosi le giuste domande, sorretto dai professionisti, bla bla bla, riesce a trovare effettivamente la leva da azionare. E non è una cosa così difficile, cioè è una cosa semplicemente su cui riflettere, su cui mettersi un attimo a testare, a provare. Come vedi, a un tipo di soluzione, tra virgolette, ci sei arrivato subito, no? Cioè, mi hai dato tu l'aggancio. Sì, però è una cosa su cui si potrebbe giocare, dipende sempre dalla nicchia, da dove stai, eccetera, eccetera, da dove operi e tutte queste cose qui. Però questo e ti dico, questa tecnica che ho appena detto è abbastanza riassuntiva, un pochino di, cioè veramente dritta al cuore di che cosa significa porre attenzione quando scriviamo un copy per la descrizione delle schede nelle schede prodotto, perché subito ci dà ci cambia prospettiva, cioè veramente è un tipo di lavoro che cambia totalmente prospettiva, cioè cambia sia la prospettiva di come vediamo il prodotto, la prospettiva di come pensiamo che le persone possano arrivare al processo di acquisto, e anche ovviamente la prospettiva dalla parte della penna, cioè dalla parte di chi scrive. Improvvisamente i vantaggi tecnici ci sembreranno
quasi inutili. Ascolta, voglio farci una domanda un po' fuori dalle righe, proprio perché hai introdotto un argomento secondo me interessante. Quando tu affronti, diciamo, un cliente che deve raccontare magari il proprio prodotto, il proprio servizio, eccetera, come fai a farti comunicare questa informazione? Perché te lo chiedo? Perché noto che magari, non so, l'imprenditore, il piccolo imprenditore, il tessuto produttivo piccolo in Italia, magari è molto bravo a fare, ma magari non riesce sempre a fare buona comunicazione, perché magari sono aziende familiari, sono aziende che hanno un po' una cultura in un certo senso vecchia, ma non per, diciamo, per disprezzarla. Come fai in un certo senso a entrare in contatto con il sistema di valori di un imprenditore, quello che può comunicare un prodotto, eccetera? Cioè, di base è l'imprenditore che ti racconta e tu cerchi di migliorarlo, fai delle domande, eccetera. Cioè, come arrivi in un certo senso a capire come scrivere una buona scheda, diciamo? Guarda, in realtà il più delle volte il lavoro da fare è un lavoro di ponte, cioè quello di mettere in comunicazione i valori il sistema di valori, diciamo, che l'imprenditore si è dato con quello della sua nicchia. Trovare dei punti di contatto, cioè il lavoro è questo da fare, perché spesso sono gli stessi ma non si incontrano, oppure sono totalmente differenti, però questo magari non costituisce per forza un problema, ma può costituire una risorsa, perché comunque l'interscambio, la ricchezza può arrivare da entrambe le parti. Un enorme serbatoio di sentiment, diciamo, per quanto riguarda il lato utenza, arriva dalle recensioni. Io leggo moltissime recensioni, ma non solo dei clienti di cui mi occupo io, ma anche dei suoi competitor diretti. È così, spiegare la concorrenza è sempre chiaramente una regola aurea, la metto sempre in cima a tutto. Sì, qualcuno ride, giustamente. Questo è uno dei modi. Un altro modo, che poi non è che uno a discapito di un altro, in realtà si integrano le cose che puoi fare per conoscere alla perfezione dove ti stai muovendo, è comunque compilare un brief, cioè veramente coinvolgere l'imprenditore in un brief molto estremamente conoscitivo. Molto spesso, come hai detto tu, le aziende familiari, i piccoli imprenditori non si soffermano a capire che cosa hanno tra le mani, ma perché non hanno tempo, non hanno modo, nessuno gliel'ha insegnato. Cioè, io non me la prendo mai col cliente che ti chiama e sbrocca, cioè se sbrocca non gliel'hai spiegato bene cosa sta succedendo, quasi sicuramente è così. Quindi fargli un brief con le giuste domande è un pochino anticipare quello che vuoi tirare fuori, no? Non gli devi mettere in bocca la risposta, ma devi capire come si riempie quel vuoto. Non so se riesco a farmi capire, perché non è una cosa facile e perché non è sempre uguale per tutti, anche questo è vero. Ora, io ho seguito, a proposito di piccolissimi imprenditori, dei ristoratori che, quando io gli facevo la domanda semplicissima, che cosa fai? Loro andavano in palla, cioè che cosa fai? Cioè, al minimo cucini, voglio dire, cioè, eppure questa domanda li mandava completamente in palla, perché non sono abituati a riflettere su questa cosa. Incastrando, diciamo, nel puzzle vari elementi, quindi le recensioni, il sentiment, perché poi alla fine, vi ripeto, sono loro che stanno a contatto con i clienti, non siamo noi, e sono gli unici che ci possono dire cosa sta andando, come sta funzionando, quali sono le sensazioni di ritorno, eccetera, eccetera. Combinando un brief fatto bene, un brief aggiornato fatto bene, e ci possiamo mettere sulla strada del testare, insomma, perché poi lo step successivo è quello del testing, per vedere se funziona questo. Ed è anche in questo ambiente, in questo ecosistema, che andiamo a definire qual è il tono di voce che deve usare il brand, insomma, su cui il brand si vuole attestare. E quella è una cosa estremamente divertente. Immagino che sia la parte più divertente. Ascolta, voglio dirti una cosa. Io riesco a immaginare in un certo senso l'impatto che può avere un buon copy su una scheda. Hai per caso magari un case study, qualcosa che vuoi raccontare per capire in effetti quanto può migliorare come resa per un e-commerce, come resa per gli utenti, come chiarezza, diciamo, un lavoro che hai fatto che puoi raccontare, qualcosa di cui sei, non so, particolarmente orgogliosa, o qualcosa che ha reso molto bene, ad esempio? Guarda, io avevo incrociato questo... Allora, ti anticipo.
la cosa su cui sono stata, ho fatto maggiormente numeri, diciamo, è avvenuta nel settore bellezza, nel settore cosmesi, diciamo. Però effettivamente io capisco che la cosmesi rispetto a No Ci Vuole, la punta del trapano, è comunque un settore merceologico molto molto più semplice, tra virgolette, cioè perché è già caldo di suo in qualche modo, cioè ha più, e poi soprattutto più segmentato, forse, probabilmente. Quindi l'approccio è stato sicuramente meno travagliato. Quindi questo. Invece vi volevo far vedere proprio un case study su una cosa un po' meno direttamente calda, e parliamo di un materasso. Ok. In realtà è un'azienda americana, infatti poi di traduzione non ve dico, vabbè. È un'azienda americana che vendeva un materasso, ma il materasso, come sappiamo, non è manco una... come dire, un oggetto bello da vedere, cioè oggettivamente è un oggetto che lascia un po' il tempo che trova. Vediamo un attimo se riesco a mostrare l'immagine che hai dato. Questo test qui. Sì. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo. Scusa l'interruzione, ovviamente. No, vai tranquillamente. Mannaggia, già che non parte, vabbè, come non detto, il bello della ne posso parlare io tranquillamente. Allora, io, credetemi sulla parola, questa scheda descrizione prodotto che ho di fronte non dice neanche una volta la parola materasso, non la dice mai. Cioè, comincia leader e così. Che cosa potresti fare con più energia e meno dolori, insomma, no? Meno fastidi. Quindi già la parola materasso non compare neanche. E poi praticamente comincia dicendo: immagina di svegliarti tutte le mattine con nessun dolore e con un grado di energia molto maggiore rispetto a quando sei andato a letto. Come potresti cambiare il tuo modo di approcciare, di cominciare il giorno, insomma, come potresti vivere la giornata con questo bagaglio di cose belle? Quindi potresti finalmente fare esercizio in maniera regolare, oppure potresti performare meglio al lavoro, oppure potresti goderti la compagnia dei tuoi amici e davanti a una tazza di caffè, o goderti la tua famiglia. E poi dice: dormire in maniera qualitativamente insomma notevole è importante, perché noi passiamo circa un terzo delle nostre vite a letto. Non ha detto manco una volta la parola materasso, ma manco una, cioè mai. Praticamente loro si sono concentrati, cioè ci siamo concentrati su che cosa significa per le persone avere più sonno. Non più sonno nel senso più sonno fruito, non più sonno. Cosa vuol dire praticamente svegliarsi più riposati? Svegliarsi più riposati probabilmente vuol dire che farai un lavoro migliore, e quindi già abbiamo toccato una sfera della vita, della vita personale delle persone, molto importante, perché chiaramente la professione, il lavoro, la famiglia sono tutte delle categorie forti, fortissime. Abbiamo toccato l'ambito della salute, no? Quindi le persone, anche sulla salute, cioè è una cosa che a cui prestano estremamente attenzione, quindi è una cosa che solletica subito, cattura immediatamente la loro attenzione. E poi un'altra cosa simpatica che c'è qui è che mette una statistica, cioè dice che noi passiamo più o meno un terzo della nostra vita a letto. Numeri, allora, questa è un'altra tecnica, poi magari più avanti facciamo un bullet point con le cose da tenere a mente. Questa è un'altra tecnica molto molto utile che si può utilizzare nella descrizione dei prodotti, cioè utilizzare le statistiche, utilizzare dei numeri che sono a supporto di quello che stiamo dicendo, perché sono facili da leggere, sono veloci da leggere e schematizzano l'argomento, cioè sono poco discorsive ma molto schematiche, quindi si prestano benissimo alla lettura a schermo, per dire. Meglio ancora se tutto questo testo è formattato bene, quindi se sono usati grassetti, se sono usati corsivi, se sono usati spazi, insomma se
è formattato il testo, cioè è messo, evitiamo diciamo il muro di testo che, contro cui le persone rimbalzano, questo è abbastanza ovvio che succeda. Quindi cambiando semplicemente il copy nella descrizione prodotto, le vendite di questo materasso sono aumentate circa del 15%. Che comunque in un mercato come quello americano, su un prodotto poi alla fine dove c'è grande concorrenza, perché cioè, non è un prodotto luxury, non è un prodotto con una customer journey così complicata, diciamo, il materasso, è sicuramente un buon risultato, un ottimo risultato. E sono intervenuti esclusivamente sul copy, cioè hanno cambiato, invece di dire è in gomma, in piume d'oca, hanno le cuciture rinforzate, e tutti questi benefici semplicemente tecnici, si sono concentrati prima su i benefici più profondi, legati a un desiderio del target, legati anzi in questo caso alla risoluzione di un problema del target. E, in questo caso è stato il cambiamento di rotta si è visto abbastanza subito, questo sì. Posso dire una cosa che mi incuriosisce proprio su questo case study? Nel senso, io immagino che se ad esempio era, non so se era un rivenditore, un produttore di materassi, in un certo senso andare a suggerire un copy così tutto sommato diverso dalle attese di quello che potrebbe essere un imprenditore, potrebbe essere stato controverso. È andata così? È stato facile far digerire questo tipo di approccio, diciamo così, o comunque è stata tra virgolette una battaglia da parte tua come professionista? No, guarda, ti devo dire la verità, no, anche perché comunque in tutti i casi l'apertura mentale è un attimo diversa, anche la libertà che hai di agire è un pochino diversa. Però effettivamente mi ha fatto ricordare un'altra cosa relativamente a questo testo, cioè mi ha fatto ricordare che effettivamente il fatto che spicchi un pochino sulla serialità dei testi del settore, no, magari trovare la descrizione di un materasso non sono come queste le altre descrizioni di prodotti simili, ma neanche di lenzuola, cioè neanche di prodotti correlati. Quindi questa cosa ha fatto sì che spiccasse. Ora ti devo dire la verità, adesso proprio nel settembre 2019 non so come si sta muovendo, cioè se qualcuno si è mosso in questa direzione, mi auguro di sì, ma me lo immagino comunque, perché comunque ormai certe tecniche sono state un po' stanno girando comunque, cioè io vedo che gli imprenditori che siano un pochino più grandi della piccola imprenditoria, diciamo, io vedo già una crescente alfabetizzazione da parte loro, cioè vai a parlare con gente che capisce di che cosa stai parlando, quindi mi immagino che le cose stiano progredendo in questo senso. Non so se questa impressione la condividiate con me, quella che comunque non abbiamo a che fare più proprio con gente che non ne capisce nulla. Che facevi in un certo senso, salendo di dimensione, diciamo dal molto piccolo a magari un e-commerce più grande, un e-commerce con tante schede in un certo senso da fare, magari simile fra loro, è arrivata una domanda molto interessante che ti chiede in particolare: come si fa a testare e ottimizzare le schede prodotto quando hai un catalogo da oltre 2000 referenze? Come affronteresti ad esempio un problema del genere? Immagino che comunque diciamo che ti sei già trovata a fare. Allora, il primo passo che puoi fare è innanzitutto ottimizzarli per categorie, prima di tutto. Quindi lavora, noi abbiamo, almeno ti riporto proprio la mia esperienza così com'è. Anche io ho avuto a che fare con un e-commerce che era veramente sterminato. Era talmente sterminato che la navigazione era complicata sul sito, perché i prodotti erano veramente 5.000, era qualcosa di atroce. Beh, noi abbiamo cominciato a cambiare rotta iniziando dall'ottimizzazione delle categorie, proprio il cambiamento nella descrizione delle categorie, delle macro categorie. E già questo è qualcosa che subito dà una lettura diversa da parte di chi guarda il tuo sito e lo aiuti tantissimo a navigare, non solo comunque... Insomma, dai una mano alla SEO, dai una mano al fatto che ti puoi posizionare e tutto il resto, anche se questo chiaramente è un discorso molto più complesso, molto più articolato. Però io parlo proprio di usability, cioè parlo proprio di andare
su, come dire, supporto il discorso che ho fatto fino ad adesso. Già a cominciare dalle categorie, ecco, poi si può assolutamente cambiare rotta a cominciare da qui. E poi noi siamo scesi così, per step, siamo scesi per esempio sull'ottimizzazione dei prodotti più venduti, quelli più ricercati, e all'opposto quelli meno ricercati. Quindi siamo partiti dai due poli, diciamo. È impossibile che tu in un mese chiaramente vai a cambiare tutte le strade prodotto, è abbastanza complicato, anche perché molto spesso gli e-commerce, ci sono e-commerce che per esempio vanno in esaurimento di prodotti, oppure ci sono i prodotti stagionali che magari uno non ha tutto l'anno. Anche lì dipende un pochino da com'è l'andamento del tuo mercato. È chiaro che se sei una profumeria e vendi le creme solari, a un certo punto dell'anno, da aprile, da marzo, comincia, se devi cominciare da un punto, comincia da quelle, perché stai andando incontro comunque alla stagionalità più alta per un certo tipo di prodotto che poi comunque ti cadrà a un certo punto. Quindi la stessa cosa, che ne so, vale per, ecco, un altro esempio che posso fare su una stagionalità, anche se noi non abbiamo l'impressione che siano prodotti stagionali, ma in realtà è così, un e-commerce di giocattoli, la stessa cosa, cioè ci sono dei momenti forti nell'anno relativamente, quando parliamo di mercato dei giocattoli, ci sono dei momenti forti, altri più piani. Magari possiamo appunto andare dietro alle stagionalità. Questo è una, come dire, una linea guida che ci può aiutare a prendere il nostro e-commerce per mano e piano piano a cambiargli faccia. Le schede prodotto, sì, è sacrosanto comunque rimetterle in ordine, è sacrosanto porci attenzione quando comunque inseriamo i prodotti, però ci sono delle, non ci dobbiamo dimenticare, io qua ci tengo particolarmente perché le ritengo addirittura più importanti delle schede prodotto, anche se questa live si chiama ottimizzare le schede prodotto, ma non importa. Ci sono delle parti dell'e-commerce che sono ancora più importanti. Uno su tutti è il checkout, cioè il checkout è la parte nevralgica praticamente, cioè è dove noi gestiamo la paura dell'acquisto del nostro target, dei nostri clienti, e dove noi dobbiamo stare così con le braccia aperte e non dobbiamo assolutamente dare adito a fraintendimenti. Bisogna essere più chiari possibili e meno complicati possibili. Io spesso ritengo e vedo che comunque i flow di checkout che si muovono su tre schermate al massimo sono quelle dove subiamo meno abbandono carrelli, oppure quelle in cui le schermate di checkout da cui leviamo, che ne so, i bottoni social, perché non ci servono lì i bottoni social, ci serve solamente il bottone paga ora, rivedi il tuo acquisto, queste cose qua, cioè quelli che veramente servono alle persone, che sennò se ne vanno. Asciugare, semplificare, quello può valere addirittura più di una buona descrizione prodotto, sì, credo sì, non vorrei sembrare presuntuosa in questa mia affermazione, però la battaglia all'abbandono dei carrelli si gioca moltissimo, moltissimo nel checkout. Massimo, vuoi chiedere qualcosa? Volevi aggiungere qualcosa? Ho una curiosità per Valentina. Ascoltami, Valentina. Pensavo tra me e me, mentre mi raccontavi queste cose, che mi capita di avere a che fare con e-commerce che appunto hanno tantissime schede prodotto e mi piacerebbe che fossero ottimizzate di conseguenza. Molte volte però è un lavoro che comunque non passa per le mie mani, o meglio, io posso dare delle linee guida su quello che per la mia professione gradirei ci fosse in queste schede prodotto, ma molte volte è un lavoro quasi meccanico e ripetitivo, dico quasi perché in realtà appunto a seconda del prodotto è richiesta anche fantasia e capacità di scrittura, che però viene in virtù della sua appunto replicabilità, viene delegato un po' alla figura dello stagista, dell'apprendista o chi per esso. La mia domanda è questa: se tu domani dovessi confrontarti con un imprenditore e con il suo neo addetto marketing o ragazzo del caso, chi che sia, che linee guida gli daresti nella stesura di queste schede, considerando il fatto che comunque chi ti parla, chi ti ascolta dall'altra parte non è una persona comunque al background tecnico come quello che può essere nostro. Te lo chiedo perché mi è capitato recentemente in un e-commerce sulla quale sto lavorando, che appunto le schede prodotto purtroppo non erano fatte molto bene, e io mi sono trovato con questa ragazza che gestiva queste schede e gli ho detto: guarda, abbi pazienza, so che sono diversi prodotti, però purtroppo bisogna mettere mano a questa cosa qui. E da quanto capisco, mi sa che te lo occuperai tu,
e lei purtroppo non ha fatto una faccia molto felice, e io ti do delle linee guida, però non potrò mai scrivere le schede al posto tuo perché non è parte delle mie pertinenze né di quello per cui stato comunque assoldato dal boss, diciamo. Scusa se mi sono prolungato tanto, ma no, per definire bene il background. No, figurati. Guarda, allora, adesso mentre tu mi parlavi io riflettevo su come riassumere una serie di cose che poi mi venivano alla mente man mano che andavi avanti con la domanda. Cioè, ora, per esempio, se questa ragazza, cioè se questo e-commerce è un rivenditore, quindi che ne so, gestisce prodotti di aziende, di altre aziende produttrici, eccetera, eccetera, la prima cosa da non fare, cioè io direi a questa ragazza, è presente le descrizioni prodotto che ci sono sul sito della casa madre, non le copiare. Questa è una cosa che tra l'altro serve anche lato SEO, perché come sappiamo Google penalizza un pochino le scopiazzature, no? Contenuti copiati. Quindi questa è proprio una cosa, una best practice un po' terra terra, però è sempre valido. Dopodiché, quello che io le direi è di tenere comunque la... Certo, purtroppo tu parli di una stagista, una persona che comunque dovrebbe studiare, cioè, tutti noi dovrebbe studiare un po'. Cioè, diciamo che la sequenza da tenere a mente per prima di mettere mano, diciamo, al copy è conoscere bene il prodotto, conoscere bene il target, quindi il sistema di valori su cui si muove il target, ma anche qui non solo sul consumatore finale, ma anche da chi acquista, perché magari spesso sono due persone diverse. Penso, che ne so, ai prodotti per bambini, cioè un bambino ancora non lo fa, tra un po' lo farà, però non lo acquista lui direttamente, è la mamma che acquista, quindi tu non stai parlando al bambino, tu stai parlando alla mamma. E sono comunque due intenzioni molto diverse. Ora ho fatto un esempio così random. Rispondi per primo alla domanda interna del tuo cliente, quindi magari dai una rassicurazione quando ce n'è bisogno, eccetera, eccetera. Quindi da una parte, come dire, c'è il fatto, questa è la sequenza, diciamo, mentale per cercare di approcciare al copy in maniera funzionale, però questa appunto è mentale. Quando andiamo nel tecnico, vabbè, c'è una, ora quella che mi viene in mente è il modello della piramide rovesciata, anche questo comunque è abbastanza famoso, almeno tra di noi è abbastanza famoso, che è uno schema di scrittura che aiuta a collocare i testi in maniera strategica. Perché è buono? Perché comunque ci aiuta a tenere sempre bene in vista quali sono gli obiettivi, ma gli obiettivi che non sono della pagina, ma proprio dell'intero, di tutto l'e-commerce. Quindi diciamo che all'inizio del testo, qui cioè sono proprio un po' spiccia, scusatemi se abbandono un po' la filosofia, all'inizio del testo va sempre collocato il lead, cioè che è la parte più importante, deve contenere subito tutte le informazioni principali, che cos'è il prodotto e a che cosa serve. Che cos'è il prodotto e a che cosa serve significa che anche se un prodotto che noi vendiamo ha tante funzioni, noi ci dobbiamo essere bravi a concentrarci sulla funzione principale. Il lettore MP3, per dire, avrà tantissime altre funzioni, ma la sua prima funzione è quella di leggere dei file MP3, e noi su quello ci dobbiamo concentrare nel lead. Subito deve essere chiaro che cos'è questa roba che stiamo andando a guardare. Poi nella parte questo nel lead, nella parte centrale, nel body, possiamo spiegare meglio i contenuti che abbiamo lanciato nel lead, e quindi siamo alla descrizione dei punti di forza qui. Qui ci possiamo un pochino più così rilassare in dettagli e piccole descrizioni. Nella parte finale del testo, infine, è la parte, insomma, il momento buono per inserire tutte quelle informazioni che possono apparire meno importanti, ma non è detto, perché anche questa parte rivela una, come dire, delle caratteristiche inaspettate, perché è il punto in cui possiamo usare rilanciando magari un hype che faccia impennare nuovamente l'attenzione e che si colleghi direttamente alla call to action. Quindi diciamo che questo è un modello che viene, insomma, che funziona ancora adesso, un modello abbastanza conosciuto, appunto, come vi dicevo, però è talmente ordinato, talmente pratico, pulito, che comunque aiuta ancora moltissimo nella scrittura proprio di una buona scheda prodotto. Poi ci sono tante cose che possiamo fare nella scheda prodotto per tenerla in ordine, come dicevo prima, una buona formattazione, quindi per aiutare le persone a leggere a schermo, nella loro lettura a schermo,
sottolineati, grassetti, spezzare il testo in modo tale da non creare i muri di parole che ci vengano addosso, usare gli elenchi puntati, un'altra cosa che aiuta tantissimo la lettura. Per esempio, gli elenchi puntati li possiamo utilizzare per descrivere le caratteristiche tecniche, quindi, che ne so, peso, altezza, altre cose così, che comunque sono informazioni che le persone cercano. E però se abbiamo catturato all'inizio l'attenzione, saranno più disponibili, perché appunto li abbiamo catturati, ad arrivare in fondo alla scheda prodotto, e se noi gli facilitiamo ancora di più la lettura di caratteristiche difficili, quali sono quelle tecniche, beh, sicuramente allunghiamo la sessione, la sua sessione l'allunghiamo sicuramente di permanenza sul sito, sulla scheda prodotto. E poi mi era venuta anche in mente un'altra cosa, ma non la ricordo, però mi verrà, sicuramente mi verrà. Voglio chiederti una cosa, così ti do anche qualche secondo d'aria, tra l'altro. Sì, io scusate. No, tranquilla. Molto molto utile, molto interessante. La cosa che voglio chiederti si ricollega un pochino a quello che ha detto Max. Mettiamo conto, un imprenditore, un freelance, eccetera, che dovesse cominciare, volesse cominciare a scrivere per l'e-commerce, secondo te da dove dovrebbe partire? Ci sono libri, risorse, a parte ovviamente magari chiedersi, seguire le live con te, c'è qualcosa di molto utile, di fondamentale rispetto a questo, secondo te? Dalla preghiera? No, scherzo, sì, anche quello l'ho usato. Allora, il problema del copy, ma credo come il problema insomma di tutto, di tutta questa materia, è che bisogna formarsi una cultura su dei materiali fortemente disaggregati. Io uno dei libri che sto leggendo ultimamente, che anche è uscito credo di recente, è proprio sul looks writing, cioè sulla capacità di scrivere dei testi che siano performanti, che scrivere dei testi direttamente sul sito che siano performanti per il tuo sito, quindi che siano estremamente personalizzati. Si chiama, è di Serena Giusta, aspetta un attimo che lo cerco. Ah, non so se la conosci. Sì, madonna. Lei, tra l'altro, cioè, l'ho preso proprio... ma di recente, perché io adoro looks writing, adoro il microcopy, è una cosa che adoro. Sì, niente, si chiama UX writing di Serena Giust. È un libello, quindi anche di facile lettura, cioè non è pesante, diciamo, è molto scorrevole ed è super pratico, super così, super utile. E poi c'era un altro libretto invece, questo però me lo sono segnato, che volevo dire. Che si chiama, questo però credo che sia in inglese, sì, si chiama Exactly What to Say, è di Phil Jones ed è praticamente sulle formule linguistiche che conquistano e spingono a compiere un'azione, e da qua praticamente ti si apre un mondo non solo sulle call to action, ma anche su come puoi riutilizzare queste formule in ottica descrizione della scheda prodotto, e anche questo è una lettura molto agile, però questo è in inglese, sì, non credo che sia arrivato in italiano, penso. Però è molto... puntiamo dopo, diciamo, una risorsa extra. Dunque, io ho un'altra domanda che non so se riuscirai in un certo senso, riusciremo a dipanarla, perché secondo me è abbastanza complessa come tema. Dunque, il tuo approccio è chiaramente molto legato all'utente, però diciamo che c'è un'esigenza ovviamente legata a motori di ricerca, ad esempio a Google, se stiamo parlando comunque di e-commerce, parliamo magari di campagne shopping, dove in un certo senso non abbiamo il controllo su determinate cose, non abbiamo magari il controllo sulle keyword positive, eccetera, quindi magari il traffico che noi acquisiremo dalle schede prodotto viene preso direttamente dalla semantica della pagina. La cosa che voglio chiederti è: hai, diciamo, un criterio per mettere insieme le esigenze della SEO e le esigenze dell'utente? Secondo te c'è un peso specifico che dovrebbe avere una e l'altra cosa? Riesci a metterle insieme? Sì, metterle insieme è il mio mestiere, diciamo. Quindi sì, questo è un lavoro che bisogna fare, cioè che il professionista deve saper fare assolutamente. Quello che posso dire, cioè nel senso, così andando a semplificare un po', andando a renderlo un pochino più umano questo lavoro, perché poi comunque incrociare il copywriting, quando per essere tale deve incrociare per forza le esigenze di Google, perché Google che ci detta i tempi e tutto il resto. Una cosa da cui iniziare, ecco, che posso dire è che ad esempio ci sono delle cose da non trascurare assolutamente. Per esempio,
penso ai title, penso ai titoli, perché come sappiamo Google incrocia le keyword dell'attributo title con le query di ricerca, quindi sui title dobbiamo stare, cioè i title hanno un peso SEO, è inutile che ce lo nascondiamo qui. Ecco perché comunque quando vado a formulare un title tengo sempre presenti che le quattro caratteristiche fondamentali di questo attributo devono essere il nome del prodotto, la tipologia di prodotto, la dimensione, la marca, molto spesso, cioè, è su questo, questa è la ciccia, non c'è non ci sono molti altri voli di fantasia che possiamo fare. E qua, in questi, se non sbaglio, sono 150 caratteri, non ricordo adesso bene, mi pare che fosse la lunghezza di un tweet, è proprio quello in genere che è da tenere da conto, è qua che dobbiamo assolutamente giocare con le keyword, con la keyword principale che abbiamo, ok, il SEO, il SEO specialist ci ha passato, però sì, cioè, se io dovessi dire ponete attenzione a una cosa sopra l'altra, anzi, cioè, una cosa più che alle altre, che gli altri attributi, io assolutamente indicherei i title che devono essere semplici, precisi, che devono descrivere i prodotti come se lo stessimo dicendo veramente ai nostri clienti più tonti, diciamo così, ed evitare anche qui l'uso di tecnicismi, assolutamente. Il brand, la marca, quello può essere per esempio una cosa che ci può aiutare, perché se siamo rivenditori Nike, siamo rivenditori comunque di un brand che ha già un forte background alle spalle, beh, questo ce lo dobbiamo giocare, questa per noi è una keyword, è una cosa che ci aiuta comunque tantissimo, assolutamente giocarsela. Ecco perché tra le quattro caratteristiche ho messo anche la marca, nel caso in cui abbiamo a disposizione questo tipo di informazioni. Come dire, in alcuni casi sto vedendo chiaramente una grossa differenza tra ma questo immagino che insomma lo possiate immaginare anche voi, tra quello che riguarda il lavoro di blogging e quello che riguarda per esempio il lavoro il lavoro che poi va a finire su shopping e tutto il resto. Cioè sul blogging ormai si stanno più affermando, cioè la parola secca diciamo è rimasta leggermente più indietro rispetto a delle query di ricerca un pochino più complicate, raffinate, cioè come dire, portano più quelle che non la parola secca. Invece ovviamente sui title, su questo tipo di annunci, ancora la parola secca è ancora quella da tenere presente, anche perché è quella più fedele al prodotto, quella che lo descrive meglio, più fedele al prodotto pubblicizzato. E quando andiamo a come dire, mettere in piedi un title, dobbiamo innanzitutto utilizzare le keywords che restino il più fedele possibile al prodotto pubblicizzato, anche perché noi possiamo anche fare un title con keywords che sono un attimo più che intercettano altre query le più disparate, ma il problema è che possiamo giocarci la segmentazione così, cioè possiamo andare fuori target, magari otteniamo dei click, numero di click esagerato, ma quanta gente sarà poi interessata a comprare questo prodotto? Quanta gente acchiappiamo? Io parlo chiaramente dal punto di vista del copy, della gente che legge e dice ah, sono interessato, ah no. Poi lavorare sullo strumento è un'altra, cioè il settaggio dello strumento poi è un'altra cosa che ovviamente lascio ai tecnici che se ne occupano molto meglio di me. Ecco cosa volevo dire prima, il fatto delle parole prese dalle recensioni. Sì, vabbè, magari... Dici pure. A proposito, prima mi diceva Massimiliano quali erano le best practice da passare, diciamo, a chi si occupa di questo. Spesso e volentieri le persone che magari non hanno... spesso i copywriter vengono anche dal... come dire, sono stati dei ragazzini lettori forti, no? Tutta questa mitologia sul copy. E quindi diciamo che hanno una predisposizione a scrivere, d'accordo, questo non lo mettiamo in dubbio, però effettivamente il copy è un patrimonio interpersonale, per cui anche chi non ha predisposizione a mettere il cursore sul foglio deve poterne usufruire nella stessa maniera. Quindi spesso quello che mi viene chiesto è ma come si fa a trovare le parole giuste? È una domanda tanto larga quanto poi
se dobbiamo metterla sull'e-commerce, dobbiamo molto, molto, no, settarla, molto ridimensionarla. Beh, molto spesso io vi dico che l'ispirazione, adesso la chiamiamo così, ispirazione, viene proprio dalle recensioni, cioè dalle recensioni sul prodotto, sia dalle recensioni lasciate sull'e-commerce che magari di un mio cliente, sia anche dalle recensioni che vado a vedere del competitor. Quello che le persone dicono spesso e volentieri è proprio quello che corrisponde alla risoluzione di un loro problema, nudo e crudo, quindi non c'è manco bisogno che tu lo vai a cercare, è là, lo vedi, lo leggi e lo puoi riutilizzare, ed è così che poi puoi aggiornare, puoi migliorare le cose. E anche qui, questa è veramente una riflessione che io sto facendo così negli ultimi tempi, probabilmente questo tipo di raccolta di parole che facciamo da questo serbatoio, dalle recensioni, probabilmente alcune vale la pena confrontarle in una ricerca quando andiamo a fare il progetto SEO, vale la pena vedere se effettivamente possono entrare a pieno diritto nel progetto SEO, se gli assomigliano a delle keyword che intercettano delle query interessanti. Questo tipo. È arrivata una domanda molto interessante, visto che abbiamo, diciamo, introdotto l'argomento SEO, che dal mio punto di vista comunque è molto correlato soprattutto su shopping per quanto riguarda l'e-commerce, ed è un tema abbastanza attuale nel 2019 e sicuramente per gli anni futuri. Che cosa suggerisci per rendere efficace il copy per la vocal search? Adesso sempre più assistenti vocali, Google Home, Alexa, eccetera, eccetera, quindi sempre meno persone digitano e sempre più persone parlano letteralmente sul telefono. Sì. Che suggerimento da dare rispetto a questo? Allora, ecco, qui ritorna alla questione della parola secca, cioè da quanto possiamo vedere effettivamente il fatto che la parola secca stia rimanendo un pochino indietro rispetto ad altri tipi di keywords deriva proprio dall'utilizzo degli assistenti vocali, almeno per quello come stiamo vedendo che sta andando la cosa. Ecco quindi che qui l'ottimizzazione probabilmente può lasciare un pochino da parte, cioè può non incardinarsi del tutto proprio su un'ottimizzazione che gira intorno alla parola secca e basta, proprio perché gli assistenti vocali, cioè con gli assistenti vocali si privilegia una query, chiamiamola una query chiaramente vocale, una query audio, più articolata di quanto potrebbe essere la parola secca. No, chiaramente non c'è un suggerimento che valga in maniera totale e assoluta, perché bisogna effettivamente vedere su strada che cosa funziona di più. L'accortezza però è questa, cioè non attaccarsi alla parola sì che basta, perché probabilmente stiamo entrando in un campo da qui al prossimo futuro, forse ci siamo già dentro, in cui... come dice il mio SEO specialist, la parola secca è destinata a rimanerci secca. Mi piace moltissimo, però non è così. Probabilmente è una direzione che è possibile prendere. Quindi, sì, se dovessi pensare a un'ottimizzazione del genere, probabilmente darei un attimo più spazio ad altri tipi di keyword anziché attaccarmi alla parola secca e basta. Questo sì, questo sì. Direi che siamo quasi alle battute finali, Valentina. So che hai preparato, se non sbaglio, un freebie per noi, un piccolo PDF, ti risulta? Sì, ho sentito la regia, me l'ho detto. E come al solito, intanto ti ringrazio di questo, anche da parte di tutti i nostri utenti, e volevo un po' consolare, tra virgolette, gli utenti che non hanno visto magari risposte alle loro domande, dicendo che se Valentina riuscirà a trovare il tempo, ovviamente sta a te, Valentina, senza impegno. Qualche domanda ce la siamo un po' lasciata dietro, sai che nei commenti puoi andare a leggerti quando vuoi, e se rispondi, tanto di cappello, anzi ti ringrazio io in primis assieme a Valerio. Spiegaci un po' invece questo PDF, di che cosa si tratta? Allora, in questo PDF io metto in campo tre tecniche che possiamo tenere, stasera ho parlato solamente di una, che possiamo tenere presente quando andiamo a... così elaborare la nostra scheda prodotto. E quindi ci sono proprio spiegate queste tre tecniche che possiamo tenere da conto. Poi ci sono tutti gli errori più madornali che possiamo fare quando andiamo ad approcciare con una scheda prodotto, appunto. Poi faccio anche un passaggio sull'ottimizzazione del feed prodotti di Google, così faccio vado
vado un attimino più nel tecnico qui, quindi tocco un pochino l'opportunità di dover essere SEO friendly, human friendly, faccio un passaggio anche sull'usability, ho anche trasposto il modello della piramide rovesciata, perché quello è effettivamente uno schema che uno si dovrebbe tipo scrivere al muro, per cui tenerla scritta davanti è sempre meglio. Quindi l'ottimizzazione dei feed. E poi anche ho fatto un passaggio sull'utilizzo del feed supplementare di Merchant, che può essere interessante. Sono passaggi un pochino più tecnici rispetto a quanto ci siamo detti, cioè nel senso che attenzione, perché abbiamo questo strumento, quest'altro strumento per fare un lavoro così aggregato bene, però appunto ci tenevo a metterli tutti insieme. E poi ho fatto anche una bella introduzione che, come dire, incrocia anche un po' la potenza del neuromarketing, per far capire effettivamente come il copy e perché il copy può far cambiare rotta, in questo caso all'e-commerce, in questo caso a un sito che è una piattaforma e-commerce. Quindi sono delle schede scritte così, quindi è abbastanza leggibile, penso che... Molto interessante, aggiungo una cosa, perché hai parlato di feed supplementare, per rispondere a una domanda, diciamo, per come rimettere le mani quando non abbiamo la possibilità di agire direttamente sulle schede, quando magari non abbiamo accesso all'e-commerce. In particolare, essendo un pochino tecnica, magari mettiamo insieme il tuo contributo con il freebie e risponderò alla domanda lì direttamente, dove magari l'esigenza è quella di scrivere piuttosto che parlare rispetto a quel tema lì. Io direi che per oggi è tutto. Valentina, sei stata splendida, molto molto utile, ci hanno seguito in tantissimi, spero che tu abbia tempo di rispondere magari a qualche commento che abbiamo lasciato fuori noi. Sì, molto volentieri, se sono in grado sì, perché cioè, voi siete super tecnici e io vengo da un altro mondo, quindi ho un po' paura di voi, però vi vedo sorridenti così, con queste facce accomodanti, quindi va bene. Fantastica, grazie mille davvero. Grazie a voi, grazie di cuore, Valentina. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Un saluto a tutti. Ciao, un saluto. Ciao.